No, no, quello che volevo fare per mostrarvi un po', Arena, almeno le cose molto, molto, molto di base. Mi dispiace un po' doverlo fare così alla fine, un po' rapidamente, ma ahimè, tutti gli anni è in questo modo perché il tempo è molto limitato, quindi dovremmo avere qualche credito in più di questo corso per poter esaurire bene anche la parte più applicata al simulatore. Come ho già detto, c'è il mio corso di laboratorio, sempre sulla laurea magistrale, che permette di vedere nel dettaglio entrambi i simulatori che qui vi accenno solamente. Allora, quello che volevo farvi vedere oggi, alcuni modellini per fare più rapidamente. In realtà ieri me li ho implementati tutti quanti con Arena, in modo che ce li abbiamo già implementati, e faccio prima a farveli vedere. Va bene? Allora, i testi, diciamo, di questi modelli in realtà stanno sulle dispense anche, li ho raccolti tempo fa. In realtà ne ho cambiato uno, il modello numero 5, ho cambiato leggermente il testo perché mi sembra più adeguato e vi ho rimandato le slide ieri perché c'è solo una slide cambiata, il testo del modello 5, e quindi anche sulle dispense andrebbe cambiato. Allora, l'ambiente arena ve l'ho così rapidamente fatto vedere. È chiaro che sono pacchetti software anche abbastanza complessi, che quindi presentano parecchie feature, parecchie caratteristiche importanti che andrebbero esplorate per capire poi bene come dire, la flessibilità, la capacità che ha un simulatore come Arena, ma come anche tanti altri, di riuscire ad andare a modellare con molto dettaglio situazioni anche molto diverse fra di loro. Abbiamo detto più volte che di tipo generale, general purpose, non è pensato per una classe di problemi specifici. Allora, Arena si presenta, come vi ho fatto vedere l'altra volta, il primo modello che abbiamo visto era quello più semplice in assoluto, ovvero abbiamo simulato un sistema a coda, MM1, e vi ho fatto vedere alcuni tool grafici, insomma, alcune cose elementari, ma ovviamente basic, che bisogna conoscere. Naturalmente ci sono tanti strumenti, tutti però di uso abbastanza immediato, è tutto, diciamo, implementato a stile Windows, quindi Arena è un'applicazione Windows, quindi tipicamente fare tutto col mouse, drag and drop dei moduli, inserimento nella model Windows di vari elementi come quelli di tipo grafico, come diciamo istogrammi, monitor che vi permettono di vedere un po' come stanno cambiando le variabili e cose di questo tipo. Va bene? Allora, è chiaro che non mi metto adesso a elencarvi tutte queste caratteristiche, ci vorrebbe veramente tantissimo. Quello che vorrei fare è andare a prendere qualche altro modellino e costruirlo un po' insieme. Ripeto, per abbreviare un po' i tempi, in realtà li ho già costruiti ieri e ve li faccio vedere già implementati. Allora, supponete una situazione molto molto semplice in cui c'è l'arrivo di clienti in una banca, l'arrivo, i tempi di interarrivo sono distribuiti esponenzialmente con media 2 ore, e c'è in questa richiesta che i clienti inoltrano di mutuo, c'è innanzitutto una verifica da parte dell'impiegato, addetto a questa cosa, un impiegato solamente addetto a queste richieste. Nell'88% la verifica avviene secondo un tempo di servizio che è distribuito secondo la distribuzione triangolare con valore più probabile 1,75 ore, minimo 1, massimo 3, e nell'88% dei casi il mutuo viene concesso. Quindi una situazione estremamente semplice, che però mi permette di farvi vedere il modulo Decide col suo uso. Allora, i file di Arena sono .doe, come abbiamo avuto modo di dire, quindi è proprietaria questa estensione. Allora, non so se riusciamo a ingrandirlo un pochino. La situazione è estremamente facile. Ovviamente abbiamo innanzitutto delle entità, ma le entità, come sapete, le vedete sulla data definition window, e le ho chiamate richieste. Quindi ci sarà un primo modulo, questo qui, che è un create, a cui dato un certo nome, e qui c'è i tempi di interarrivo, time between arrivals, esponenziale, media 2 ore.
Dopodiché, a valle di questo modulo c'è un modulo processo che ho chiamato analisi della richiesta. Questo processo di tipo seed delay release, perché c'è coinvolta una richiesta, evidentemente c'è un impiegato, in questo momento è uno, che deve essere catturato, trattenuto per il tempo di erogazione del servizio e poi rilasciato. E quindi questo lo si esplica mettendo qui nelle risorse, aggiungo una risorsa, come vedete posso aggiungere quante ne voglio, cioè si può avere bisogno di tante risorse per andare a soddisfare, diciamo, la possibilità di erogare il servizio. No, dovrebbero essere disponibili, che so, una macchina, un lavoratore, un assistente, insomma ci potrebbero essere molte risorse per far sì che questo processo sia erogato, sia funzionante, e quindi è sufficiente che anche una sola di queste non lo sia, per cui l'entità che arriva in questo processo viene messa nella coda d'attesa, finché tutte le risorse disponibili, tutte le risorse necessarie siano disponibili. Va bene? Questa è la struttura tipica di un processo, no? Size, delay, release della risorsa. Ok, tempi. Abbiamo detto distribuzione triangolare e questi sono i valori dei parametri della distribuzione. Ok. Questo esercizio serviva per farvi vedere l'uso del decide. Decide è la decisione che devo prendere, quindi tutte le entità che fluiranno qui, l'88% dovrò farle uscire sul ramo true, quindi ho usato qui un two ways by chance, quindi due uscite diciamo determinate dalla probabilità. Come sapete, a differenza di quello che può essere il rombo standard del diagramma di flusso, qui si possono prevedere anche tante uscite, e le uscite possono essere appunto date dalle quelle che lui chiama chance, quindi probabilità essenzialmente, quindi una percentuale, oppure da condizioni. È chiaro che se qui ci mettessi condizioni, poi dovrei specificare qual è la condizione. Quindi if una certa cosa è maggiore, uguale, eccetera, eccetera. Tutte le condizioni logiche e algebriche si possono esprimere molto facilmente. Qui invece ci metto semplicemente che nell'88% dei casi lui deve uscire dal ramo true del decide. Non metto il rimanente 12 perché lui lo fa per default. Lui praticamente introduce un'uscita else, diciamola così, da questo if. Bene. Dopodiché, se esce dal true, ci metto un dispose che mi dice mutuo concesso, dall'altra parte invece mutuo negato. Tutto qua. Quindi, entità sono le richieste, le risorse, sostanzialmente ce n'è una sola, questo è impiegato. Naturalmente, se volessi lanciare delle simulazioni in maniera, diciamo, seria, accurata, dovrei andare sul metodo, cliccato sul run, setup, e qui decido la progettazione della simulazione, che sappiamo bene, numero di repliche, periodo di warm up, lunghezza delle repliche, eccetera, eccetera. E qui c'è anche la possibilità di effettuare repliche in parallelo, come avevo detto, questa ultima release di Arena con tutte le problematiche che c'ha, però se non altro si possono effettuare repliche in parallelo. Qui, questa qui è banalmente la velocità con cui si muovono le entità. Se non vi interessa vedere l'animazione, cliccate qua, batch, e quindi l'animazione non c'è. Adesso lo faccio girare. Naturalmente, diciamo, le entità sono, disegnate in una certa forma. Questa è l'entity, quella default che lui mette. E qua sotto, aumentiamo un po' la velocità, lui vi mette, ecco che ha finito le repliche, 10 di 10. Okay? Lì c'era un grafico anche che si riferiva al numero di richieste che avevano l'approvazione. Alla fine della girata, insomma, delle repliche che avete richiesto, lui vi chiede se volete andare a vedere i risultati. Se volete andare a vedere i risultati e cliccate su sì, lui vi genera un PDF sostanzialmente con uno schema di tutti, diciamo, gli indici di prestazione di interesse. Quindi vi crea una specie di report che è visualizzabile attraverso categorie, quindi potete andare qua e se vi interessano le entità, vi interessano le entità time, allora andate qua, time, valore aggiunto delle richieste, insomma, piuttosto che scorrerlo tutto, si può anche esplorare in questo modo. Se vi interessano le code, andate ovviamente su code e lui vi fa vedere come dare in output,
per esempio nell'unica coda che c'è, che è quella dell'analisi della richiesta, in media voi avete un'attesa di 2,9 ore e questa è la semiampiezza dell'intervallo di confidenza. Per default Arena usa un intervallo di confidenza con un livello di confidenza pari al 95%. Si può andare a cambiare, ma questo è il default. Va bene, quindi questa è una modellina estremamente semplice e i risultati, ecco anche qui, quanto riguarda le risorse, no? Se vogliamo andare a vedere le risorse, c'è l'occupazione, come vedere, l'impiegato è occupato diciamo nell'87,48% del tempo, quindi insomma possiamo dire che è senza far nulla. E va bene. Domande? Spero che tutti l'abbiate installato e ci avete giocherellato un po', che è l'unico modo poi di fatto per capire un po' come vanno le cose. Vediamo un'altra situazione che può essere interessante. Allora, supponiamo di volere realizzare un modello di simulazione che prende in considerazione questa situazione. Allora, arrivano dei pezzi semilavorati, i tempi di arrivo, sempre espressi in minuti, seguono la distribuzione esponenziale media 1. Poi c'è una machine center, una stazione di servizio che è o di lavorazione, che ha tempi di servizio che sono unicamente distribuiti tra 0,65 e 0,70. Poi c'è una inspection station, anche qui c'è un tempo di servizio che è distribuito tra uniformemente 0,75 e 0,80. Dopodiché si ha che nel 50% dei casi i pezzi sono perfect, nel 20% sono very good, nel 5% sono good. E il 25% dei pezzi deve essere rilavorato. Ok, quindi 50% perfect, 20% very good, 5% good, 25% rilavorato. Quindi questo esempio mi serve evidentemente per farvi vedere il design con più uscite, no? Andiamo a vedere. Allora, modello 3. Eccolo qua. Allora, vado rapidamente perché, diciamo, di cose nuove non ce ne sono tante, se non questo design con più uscite. L'entità sono i semilavorati, quelli qua. Le risorse, c'ho un operaio che sta sul machine center e un operaio che sta sulla inspection center, quindi due operai di capacità fissata. L'alternativa alla capacità fissata è quella basata sullo schedule. Se avete operai che lavorano un certo numero di ore, poi c'è un riposo, poi rilavoro, non so, potete definire uno schedule settimanale della disponibilità degli operai. Dopodiché c'è questo machine center che sarà un processo del tipo seize delay release, in cui la risorsa che viene catturata è l'operaio della macchina e ne viene catturata una, e il tempo di servizio è quello specificato, quindi uniforme tra i valori dati. In cascata ci sta, quindi successivamente, una inspection center. Anche qui abbiamo la risorsa che è il vostro, diciamo, operaio dell'inspection, quindi sono due operai distinti. Se ne deve catturare uno, il tempo di servizio è stato implementato quello che era dato nel test. Quello che si può anche pensare di fare, adesso sì, io potrei fare questo, aggiungo adesso l'uso dell'altra risorsa. Supponete di aver fatto questa cosa qui, che vuol dire? Vuol dire a questo punto che ho la risorsa operaio machine che è condivisa, quindi se sta da una parte non può stare dall'altra, quindi se questo accade, chiaramente questo è come se l'operaio si condividesse, diciamo, entrambe le macchine, e quindi se non, finché non è disponibile, chiaramente l'entità non passa. No, in questo caso, nell'inspection center, però c'era solamente l'operaio dell'inspection. Dopodiché dobbiamo implementare le percentuali. Allora, per implementare le percentuali è sufficiente usare il design, dove però, a differenza di prima, questa volta scegliamo le n way by chance. Quando voi scegliete n, non più 2, lui vi propone qui la possibilità di mettere delle righe. Quindi se voi fate add, voi aggiungete una riga in cui andare a specificare la percentuale. Una sotto l'altra tutte le percentuali e lui farà,
creerà delle uscite sul design, una in corrispondenza di ogni percentuale, e l'else, quindi qua abbiamo 50, 20, 70, 75, l'else sarà quel 25% che fa parte dei prodotti che devono essere rilavorati. E quindi poi dovete avere cura di andare, io ho messo dei banali dei decide, dei dispose, quindi l'uscita, quella diciamo perfect, collegata, ovviamente se volessimo vedere un po' meglio dovremmo ingrandirlo, l'uscita 50% sta su perfect, l'uscita 20% sta su very good, 5 good, l'else, che quindi è il 25%, chiaramente mi deve rientrare, il flusso deve rientrare qua sul massimo center. D'accordo? Quindi il design ha questo utilizzo, diciamo, molto flessibile. Anche qui, se volessimo progettare la simulazione su un run, andiamo a fare il setup. Vabbè, qui non c'è niente di implementato, quindi ho messo una replica, chiaramente la replica non ha senso, diciamo, mettiamone 10. Senza warm up, e lo facciamo girare, ovviamente abbiamo le nostre entità che fluiscono su questo modello. Quella che vedete ferma lassù sono le code, quando lui mette lì delle, in questo caso ho messo l'immagine della scala, insomma, quello che volete, le mette in coda lì. Chiaramente non è quando lui mette due scatole lì, non vuol dire che ci sono due utenti solo in coda, nel senso che mi pare che dopo due, tre non ne mette più quelli, l'immagine che c'è coda. Per capire quanti dovete avere i numeretti che ci sono. Insomma, l'immagine grafica più di due o tre scatole mi pare che ne metti. Dipende poi da quanto è grande l'entity picture che circola, insomma. Va bene? Adesso lui sta facendo ancora la prima di girata, questo lo vedete qua sotto, c'è uno di 10, ok? Chiaramente potremmo anche mandarlo molto, molto più rapidamente, comunque impiega comunque tanto perché sta facendo ancora la prima girata, non mi ricordo quanto l'ho fatta lunga. Va bene? E anche qui potete aggiungere tutto, grafici, plot fatti in tempo reale e quant'altro. Va bene. Quindi anche l'uso del design, insomma, è abbastanza ovvio. Vediamo un altro. In quest'altro modello cominciamo a vedere qualcosa di un minimo più elaborato. Ovvero, supponiamo di voler rappresentare un laboratorio di analisi. Quindi ci sarà un'accettazione, con la sua coda, evidentemente. E ci sarà evidentemente il pagamento del ticket per tutti quelli pazienti che non hanno esenzione dal ticket. E chi non è esente dovrà pagare appunto all'ufficio cassa. C'è una percentuale data di quanti sono gli utenti che sono previsti essere esenti. Dopodiché avviene il prelievo e l'uscita, secondo i tempi riportati. I tempi di entra e arrivo sono esponenziali, media 7 minuti, l'accettazione avviene secondo una distribuzione uniforme tra un minuto e mezzo, e anche il pagamento segue una distribuzione uniforme che va da mezzo minuto a un minuto. Allora, cosa dobbiamo andare a implementare come novità? Evidentemente non ci sono, diciamo, grosse novità, se non vi faccio, volevo farvi vedere l'uso dell'assign, il possibile uso dell'assign. Vediamo. Allora, questo è il modellino. Lo ingrandisco un attimo. Ok. Allora, anche qui, solito discorso, entità sono gli utenti. Le risorse sono l'addetto all'accettazione, l'addetto alla cassa e l'addetto al prelievo. Quindi ci sono tre risorse che andranno a essere catturate man mano che l'entità fluisce. L'arrivo lo modellate con il vostro create, che crea l'entità secondo la distribuzione di probabilità che è data, assegnata, esponenziale 7 minuti. Dopodiché avete il ritiro del biglietto, no? Quel numeretto, diciamo, del contacode.
Questo qui, siccome è una macchina automatica, l'ho implementata mettendo solo un delay, non certo la cattura di una risorsa, ma praticamente la suppongo come un'operazione istantanea. Quindi ho messo un delay con valore costante zero. Vuol dire, non è che l'hai messo a fare. L'ho messo perché così mi evidenzia una stazione che in realtà c'è. Poi, se da un minuto dovesse diventare 15 secondi, vabbè, è molto facile andarlo. Da 0 minuti, diciamo, dovesse diventare qualche secondo, è facile andarlo a cambiare. E comunque, siccome qui avete la flag, vedete, report statistiche flaggato, lui nell'output vi metterà anche le statistiche relative al ritiro di IE. Quindi questa stazione, per certi aspetti, sembra fittizia, in realtà poi tutte le statistiche delle entità che passano attraverso quella stazione mi verranno date, quindi conviene metterla. Dopodiché, processo accettazione, questa volta è uno standard sys delay release, e la risorsa che viene catturata e trattenuta per tutto il tempo del servizio è l'addetto all'accettazione, evidentemente. La tempistica è l'esibizione uniforme tra 1 minuto e mezzo. Anche qui vedete la flag che mi dice che le statistiche di quello che avviene in questo modulo saranno scritte nel report. Dopodiché c'è la decisione sull'esenzione del ticket, che è in base alla percentuale, il 15%, sono esenti. Quindi chi è esente va direttamente al prelievo, chi no, quindi l'uscita false, va all'altro processo che è il pagamento del ticket. Anche qui c'è un sys delay release, con un addetto cassa che è la risorsa catturata e con la tempistica assegnata. A questo punto entrambi convergono sul prelievo, dove c'è anche qui una struttura di tipo sys delay release, tempo di servizio espresso ovviamente attraverso la distribuzione probabilità assegnata, esponenziale media 5 minuti, e poi l'uscita. Anche questo è molto semplice, però adesso ve lo faccio vedere girare un attimo. E poi vi faccio vedere anche un po' delle alternative che possono essere utilizzate per implementare questa stessa cosa. Allora, ci ho messo anche delle cose grafiche che vi fanno un po' vedere, vedete, cambia diciamo, la grafica a seconda se il servente è occupato o meno, quindi diciamo, sia per quanto riguarda l'accettazione, pagamento del ticket, adesso quello del prelievo è occupato, perché vedete si è messo il camice. C'è una coda, come vedete, adesso è disoccupato. Chiaramente, ripeto, non è che ci piace giocare con i cartoni animati, ma è una situazione che è una rappresentazione, se volete, grafica che permette anche di debuggare, almeno a livello di verifica, diciamo, qualitativa, l'utilizzo, diciamo, di tutti i tool che abbiamo introdotto nel modello. Va bene? Naturalmente, no, quello che ci interessa è andare a vedere poi i report finali con tutti i valori del caso. Questa stessa cosa si può implementare anche in un altro modo, guardate. Io potrei fare questo, e come sempre non è che esista un solo modo di implementare una situazione, no? Tanto più in Arena. Potrei fare questo, vedete, stesso schema di prima, quindi arrivo utenti nel mio create. Dopodiché, cosa faccio? All'ingresso gli do un'etichetta all'utente, cioè utente esente, utente non esente. Come gliela do? In base evidentemente alla percentuale. Quindi niente di nuovo rispetto a quello che ho fatto prima. Ci sarà un decide che assegna il 15% come esenti e il rimanente non esenti. Come faccio ad assegnare questa etichetta? Uso il modulo assign che trovate qua dentro, il primo, che è un modulo che permette di dare un valore a un'etichetta o a una variabile quando l'entità passa. Tutto è fatto come entity based, quindi quando l'entità passa lì, il modulo fa quello che deve fare, insomma. In questo caso il modulo è un modulo di assegnamento su un attributo e mi mette all'attributo esente il valore 1, ho messo 1, 0, insomma 1 esente, 0 no. Quindi vuol dire che da qualche parte nella data definitions abbiamo definito degli attributi, anzi in questo caso uno solo, che è l'esente, e io l'ho definito come numero reale, insomma poi alla fine gli do 1 e 0 per capire se c'è l'esenzione o meno. E
Cosa accade? In questo modo assign sostanzialmente questa etichetta, questo segnamento appunto, questo attributo meglio, viene collegato a questa entità. Quindi alla fine le entità fluiscono più avanti nel diagramma di flusso, portandosi dietro questa etichetta. Va bene? Quindi nulla di cambiato per ciò che segue, però poi quando vado a fare l'esenzione ticket, a questo punto, vedete, questo esempio è fatto per farvi vedere questa differenza. Adesso non faccio più il decide by chance con la percentuale, ma lo faccio by condition. E la condizione è if, poi qua potete selezionare quello che volete, variabili, attributo, espressioni. Se l'attributo esente è uguale, si mette il doppio uguale nelle condizioni if, a 1, allora lo faccio uscire dal ramo true del decide. L'else evidentemente rappresenterà tutti coloro che non sono esenti. Quindi esattamente lo stesso modello di prima, dove però ho usato il modulo assign per appiccicare, diciamo così, un'etichetta alla mia entità, e una volta attaccata quell'etichetta io posso andare a sfruttare, diciamo, la conoscenza di questa etichetta per definire poi il flusso più avanti. E anche qui, se lo faccio girare, avrò la stessa identica stessi identici comportamento di prima. Quello che si può fare, per esempio, a livello grafico, ma insomma, se di, è di far uscire, che ne so, qui l'entità di un certo colore se è esente, di un altro colore se non è esente. E quindi alla fine vi accorgete come fluiscono queste entità all'interno del vostro modello. Va bene? Chiaro che sono esempi al limite del banale, ma è chiaro che dobbiamo iniziare evidentemente da qualcosa di molto basic, insomma. Un'ulteriore possibilità, vi voglio farvi vedere, di questa stessa situazione implementata in quest'altro modo. Allora, ve lo allargo un attimo. È questa, guardate. Assegnare l'etichetta all'ingresso, come ho fatto prima, ma senza fare quel decide, quell'if, ma usando una distribuzione di probabilità discreta. Allora, nell'assign, oltre che mettere l'assegnamento come attributo uguale qualcosa, oppure variabile uguale qualcosa, oppure variabile uguale un'espressione che coinvolge variabili, altre variabili, ok, si può anche mettere una distribuzione di probabilità. Quindi se io sapessi che gli esenti, il numero degli esenti è distribuito secondo, boh, un esponenziale, media, qualche cosa, qui ci metterei esattamente questa distribuzione. Nel caso che abbiamo noi, questo stesso discorso che abbiamo fatto prima lo posso fare usando la distribuzione discreta. Quindi vedete, metto 0,85, 0, e poi l'accumulata, quindi il 15 che manca, quindi 1,01. In questo modo ho dato assegnato o 0 o 1 a questa etichetta esente. E l'ho fatto in questa maniera più, bah, non so se più elegante, insomma, non cambia niente in realtà, usando la distribuzione discreta. Quindi in 85% dei casi 0, e rimanente 15, quindi ricordatevi sempre che c'è l'accumulato dove sommare, gli metto 1. Quindi, altro modo di esprimere questo assegnamento. Il tutto, il funzionamento non cambierà minimamente, però insomma, vi ho fatto vedere tre modi di implementare una stessa situazione, soprattutto l'uso dell'assign, che diciamo è abbastanza comodo. Va bene? Proseguiamo questa carrellata. Dai, vi faccio vedere qualche altra situazione molto semplice. Ovviamente vi invito sia a pensare voi stessi quante situazioni possono essere realizzate, che poi tra l'altro i moduli che vi ho fatto vedere sono ovviamente quelli di base, ma ce ne sono tanti altri. E poi, se volete, vi ho già detto, se voi andate qui, andate su Brow Samples o Brow Examples, lui ha un certo numero di modelli già implementati. E se volete, li aprite, li fate girare e insomma, vedete che tipo di situazioni modellano. E sono abbastanza simpatici. Vediamo un altro modellino. Allora,
Questo è quello che ho cambiato nel testo, ho cambiato una piccola cosa che mi sembra più verosimile, fatto così. Allora, supponete di avere due linee di produzione indipendenti, le chiamate produzione 1 e produzione 2, P2 e P1 e P2. Entrambi fanno lo stesso prodotto e stanno, che ne so, in due capannoni diversi che ha questa azienda. Siccome le macchine nell'azienda P, nell'impianto 1 e nell'impianto 2 sono diverse, pur avendo la stessa materia prima in ingresso e lo stesso pezzo finale in uscita, hanno tempi di lavorazione che hanno distribuiti secondo due diverse distribuzioni della proprietà. In particolare, nella linea di produzione 1, il tempo di interarrivo dei pezzi semilavorati e non solo, quindi la lavorazione, è uniformemente distribuito tra 0,4 e 0,7, mentre il tempo di interarrivo nell'altro impianto di produzione segue una distribuzione normale, media 0,5, direzione standard 0,2. I tempi di lavorazione, come dicevo prima, sono diversi, non in quanto riguarda la distribuzione di probabilità dei tempi di servizio, quanto i loro parametri. Come vedete, da 0,1, che è la media nel primo caso, diventa 0,5, e l'altro da 0,03 a 0,04, sono comunque molto vicini. Dopo questa lavorazione, viene effettuata un'operazione di confezionamento, cioè vengono questi due pezzi semilavorati, vengono lavorati, esce fuori un unico prodotto che va confezionato in delle scatole da 12 pezzi, qua non ce l'ho messo, ce lo mettiamo, quindi vanno impacchettati e poi etichettati e fatti uscire. Allora, il confezionamento, avviene mettendo insieme questi pezzi singoli che provengono o da P1 o da P2, indifferentemente, visto che producono lo stesso oggetto. Allora andiamo ad aprirlo, modello 5. Allora, questo è il vostro modellino. Ecco, vi lascio solo pensare al fatto che magari potevate implementare voi con un vostro linguaggio, boh, che conoscete, Python, pensate a Python, una cosa di questo tipo. Beh, si può fare evidentemente, ci sono anche librerie, insomma, ci sono cose disponibili, però comunque, insomma, quello che dovete mettere su non era poi pochissimo, anche per un esempio così semplice, no? Il simulation clock. Il fatto di dover generare delle entità dinamiche, quindi tenere traccia, insomma, usare il simulatore vi assicuro è molto, molto più comodo. Allora, qui abbiamo, innanzitutto, due ingressi al sistema, perché abbiamo due linee di produzione separate, e qui a entrambi queste linee di produzione arrivano dei semilavorati. Quindi, in particolare, nella prima abbiamo un tempo di interarrivo che è quello assegnato, e anche nella seconda. Dopodiché, indipendentemente vengono effettuate le lavorazioni. Quanto riguarda il primo impianto, viene effettuata la lavorazione utilizzando una risorsa addetto, che ho chiamato addetti P1, un insieme di addetti, diciamo, dell'impianto P1, e il delay type ovviamente è quello dato della distribuzione normale. Analogo sull'impianto 2. Stessa cosa, l'unica cosa è che qui chiaramente catturiamo gli addetti, i lavoratori dell'impianto 2. Dopodiché i pezzi diventano indistinguibili e devo andare a formare le scatole, quindi devo andare a mettere 12 pezzi ogni scatola. Per far questo si usa un modulo di quelli che stanno nella Windows dei grouping, che sostanzialmente avevo nominato l'altra volta il batch e il separator, che sono quelli di uso maggiore. In questo caso mi è servito un batch, perché cosa fa il batch? Il batch dispone, a seconda di quanto voi avete definito il batch size, il numero, 12 di questi prodotti, come se li mettesse appunto in una scatola, nel senso che arriva il primo, arriva il secondo, arriva il terzo, non esce niente dal modulo batch finché non sono arrivati i 12 pezzi richiesti. A questo punto uscirà un'entità dal modulo batch, che è l'entità scatola, non è più l'entità prodotto. Ok?
E questo lo potete definire sia l'entità cache, la potete definire anche come un batch temporaneo o permanente. Se il batch lo fate temporaneo, più avanti nel modello potete aprire la scatola e rispacchettare tutti gli oggetti che ci sono dentro. Se lo fate permanente, questo non può accadere. Ok? Ma mettiamolo temporaneo. La regola per fare batching, io potrei anche dire: metti nella scatola tutti quelli che sono di colore uguale, quindi tutti rossi. Bah. Quindi se prima ho definito da qualche parte l'attributo colore e ho assegnato un colore, io potrei mettere insieme tutti i rossi in una scatola, tutti i verdi in un'altra scatola. In questo caso dovrei fare un batch by attribute. In questo caso invece, siccome abbiamo detto che i pezzi sono indistinguibili, gli dico di fare un batch di tutte le entità, n entity. A questo punto l'entità che esce da qui, attenzione, ha cambiato modo, è cambiata proprio l'entità, no? Perché qui sono entrati dei pezzi singoli, qua invece escono delle scatole. Quindi attenzione che d'ora in avanti qui fluisce il batch, non il pezzo. Siccome nella formazione del batch non è possibile specificare un tempo, il batch non prevede di mettere un tempo di servizio per fare il batch, ma fa semplicemente questa unione tutta insieme di questi pezzi che arrivano, entità che arrivano, ce lo dobbiamo mettere separatamente. Quindi ogni volta che il batch è stato formato, noi facciamo passare l'entità pacchetto, scatola, dentro un processo chiamato processo di confezionamento, dove catturo l'addetto e faccio durare per il tempo costante che abbiamo detto prima. Ok? Dopodiché, tanto così per farvelo vedere, ho fatto anche questa cosa. Vedete, qui c'è un assign. In realtà, dopo il processo di confezionamento, c'è solamente l'etichettatura e l'uscita. Quindi, se andiamo a vedere di qua, non ci aspettiamo chissà che. Questo ce l'ho messo perché per cambiare l'entity picture, ovvero la figurina che si muove, proprio per aiutare anche a debuggare certe volte. Prima l'ho fatta in un certo modo, poi una volta che esce dal processo di confezionamento, quindi non ho più i singoli pezzi ma c'ho il batch, l'ho disegnata in un altro modo. Adesso vi faccio vedere girare il tutto. Allora, ci sono palline blu che sono i pezzi, diciamo. Quando poi questi pezzi, vedete, tutto fermo perché lui deve arrivare a 12 pezzi prima di far uscire la scatola dal batch. Sulla coda non ne mette più di 3 perché non c'entra, ma vedete, ne ha fatti 12, è andato avanti e il pacco, ci ho messo la pallina verde, insomma, come avete notato. Stessa cosa, lui sta facendo il batch da 12. Quando arriverà a 12 rilascerà un'unica entità che avete visto dopo la picture è diventato verde, poi va nell'etichettatura e esce, insomma. Ok? Quindi abbiamo visto anche l'uso del modulo batch. Ne esistono anche altri moduli che fanno questo tipo di operazione, c'è il match, insomma, che hanno delle sfumature, diciamo, che hanno delle caratteristiche diverse. E anche qui, se andate a definire il numero di repliche, lunghezza della replica, dentro di warm-up, eccetera, eccetera, possiamo andare a fare la simulazione completa. Ovviamente, l'uso di andare a debuggare il programma, il modello, facendo andare a velocità ridotta, come sto facendo adesso, in fase iniziale di costruzione del modello è utile, vi assicuro che è utile. Poi è chiaro, quando il modello è già stato verificato, posso fare a meno dell'animazione e posso far girare semplicemente tutto senza animazione, che evidentemente è molto, molto più rapido. Domande? Tutto ok? Bene, allora procedo. Allora, vi faccio vedere anche questo modellino semplice semplice. Questo è preso da un libro americano, quindi vedrete che c'è una situazione che in Italia per fortuna non esiste. Allora, abbiamo una videoteca in cui uno va a prendere il DVD del... Vabbè, a parte adesso non c'ha più senso visto che abbiamo tutto a casa on demand, comunque. Diciamo... ci sono degli utenti, dei clienti che vanno in questa videoteca, entrano con tempi di arrivo distribuiti esponenzialmente in media 5 minuti. Poi devono scegliere un film e possono scegliere tra tre tipi di film. Vado
vado a memoria, commedia, drammatico, non mi ricordo l'altro, che ci avevo messo. Solo a prendere. Drammatico, commedia e azione. Quindi sono tre tipi di film. Questa scelta e vengono fatti in maniera equivocabile, quindi un terzo, un terzo, un terzo. Per effettuare questa scelta, il cliente impiega in media un valore più probabile 5 minuti con degli scostamenti che posso andare a modellare con una distribuzione triangolare con minimo minuto, il valore più probabile 5 minuti e massimo 10 minuti. Fatta questa scelta, c'è la possibilità di prendere una pizza. La pizza dentro la videoteca non si può sentire. Comunque diciamo che il 25% dei clienti che dopo hanno scelto il film si vanno, prendono anche questa pizza. Anche qui dovranno scegliere il tipo di pizza, lo fanno secondo una distribuzione triangolare e poi vanno al pagamento, e anche qui ci sarà un addetto che opererà con tempo di servizio, anche qui distribuito secondo distribuzione triangolare, media 2 minuti, minimo 1, massimo 4. Allora, anche qui il modellino è estremamente, estremamente semplice. E, diciamo, quello che faccio è introdurre evidentemente l'arrivo dei clienti con l'entità evidentemente cliente che ho definito prima. C'è il processo di scelta, e qui evidentemente non ho un servente, no? L'utente va da solo sullo scaffale e decide quale cosa prendere, quindi ci sarà solo un delay. Dopodiché c'è questa scelta del film. Io ho messo 33, vabbè, ho dovuto mettere 33,333, vabbè, insomma. Comunque, 33, 34, alla fine, niente. L'ELSE è 34, e quindi lo faccio, è una N-way by chance in questo caso, no? Perché ho tre uscite, due più l'ELSE, delle quali ho le quantificazioni in percentuale. E quindi qua ci metto un'etichetta del genere del film, uno sta per drammatico, due sta per commedia e tre sta per azione. Ovviamente queste etichette, per come è fatto adesso il modello, non ci servono assolutamente a nulla, ma ce le abbiamo messe, perché se magari alla fine ci interessa andare a vedere, che ne so, quello che, quanti hanno preso quello drammatico, quanti hanno preso con me, fare statistiche di vario genere, lo possiamo tranquillamente fare. Dopodiché il design della pizza, 25% la prende, gli altri no, e quindi chi prende la pizza dovrà fare l'acquisto col suo processo relativo e poi il pagamento e l'uscita. Quindi anche questo molto molto lineare. Però ecco, vi invito sia a vederne qualcuno più complicato che trovate in quella raccolta, sia anche a far mente locale a un processo qualsiasi che vi può venire in mente. Io vi dico, per esperienze fatte, sia a livello di tesisti che ho seguito, sia a livello di attività di ricerca mio e di altre persone del mio gruppo di ricerca, ci siamo occupati della formulazione di modelli di simulazione di eventi discreti per gestire, per rappresentare il flusso dei pazienti in un pronto soccorso. Vi assicuro che è molto complicato, perché la diversificazione di quello che accade è veramente molto ampia, e quindi avendo anche dati a disposizione reali da banche dati opportunamente anonimizzato, quello che è, non è effettivamente una rappresentazione semplice quella che si può fare. Se voi vedete la letteratura specifica della simulazione di eventi discreti, il management sanitario occupa un ruolo molto importante, no? Perché c'è sempre da studiare il flusso di pazienti in quel caso, ma in generale sono utenti, e quindi trovate moltissima letteratura, e diciamo in tutto il mondo vengono condivise queste grosse difficoltà a chi prova a fare modelli di questo tipo, anche per la mancanza di timestamps, cioè di informazioni sui tempi di quello che avviene nelle fasi interne, no? Perché gli arrivi, le diagnosi, quelle cose sono tutte registrate su sistemi informativi, però poi tutto quello che avviene dentro, le rivalutazioni, eccetera, eccetera, non sono, diciamo così, registrate spesso, e quindi immaginate la complessità di un modello di quel tipo, che però di fatto, se lo fate in arena, utilizzate questo tipo di rappresentazione qui, di implementazione qui. Bene. Vediamo un altro modello, ma facciamo così, per andare un po' rapido, il modello 7 lo saltiamo, magari vado a farlo voi.
Facciamo questo, che è abbastanza carino per ci aspetti, quindi possiamo vederlo nel dettaglio. Allora, supponiamo che vogliamo occuparci di questo centro di vendita per corrispondenza. Allora, gli arrivi arrivano via telefono, quindi avete dei operatori che rispondono al telefono, e la distribuzione dei tempi di arrivo di queste richieste, di questi ordini, è esponenziale con ogni 9 minuti in meno. Avete poi due operatori che rispondono, e diciamo che quando arriva la chiamata, casualmente, quindi con probabilità un mezzo va verso un operatore piuttosto che dell'altro. È chiaro che questa non è la cosa più standard da fare, perché magari se ci sono delle code, io mando la chiamata sulla coda che è più corta, no? E questo qui si può fare tranquillamente, insomma, però per semplicità ho implementato una cosa un po' più semplice. Successivamente poi questo ordine verrà passato al reparto diciamo, vendite, in cui viene preparato. Ah, vi stavo, scusate, quando ci hanno interrotto, vi stavo raccontando dei modelli applicati alle warehouse, ai magazzini. Ecco, immaginate di fare un modello che rappresenta dinamicamente il prelievo da parte di operatori addetti dei vari oggetti che stanno distribuiti su un grosso magazzino, pensate alla grande distribuzione, per andare a formare i pallet, no? Quindi con questi, o con gli AGV o con dei muletti, queste persone tipicamente vanno in giro per questo magazzino seguendo dei percorsi, anche quelli andrebbero ovviamente ottimizzati. Tenete conto che a fine giornata quello che coloro che gestiscono i magazzini contano sono i chilometri, i centinaia di chilometri percorsi dagli operatori, e centinaia di chilometri percorsi vuol dire costi, evidentemente anche tempi, se il giro non lo fanno in modo ottimizzato e quant'altro. Quindi questa è una problematica nella quale si usano molto spesso modelli di simulazione di eventi discreti per rappresentare questo problema. Ecco, voi immaginate, per arrivare alla capillarità necessaria della gestione di un magazzino, quindi rappresentare tutti gli scaffali con tutti gli item che ci stanno sopra, e quindi avendo delle coordinate, per così dire, di dove andare a prelevare. Le liste di picking sono gli ordini che vengono fatti, quindi quel tipo di cliente ha fatto una lista di oggetti che devono essere messi sul pallet che verrà a lui destinato. Ecco, questo, ripeto, si usa molto alla simulazione di eventi discreti, ma immaginate quanto è complesso rappresentare un modello di questo tipo. Ne abbiamo fatti, l'hanno fatto anche i miei tesisti, ok, però vi assicuro che richiede tempo e una complessità di diversi ordini di grandezza superiore rispetto a questi che stiamo vedendo noi adesso. Allora, dicevo, arrivano le chiamate per fare questi ordini per corrispondenza, abbiamo i tempi di interarrivo delle chiamate, l'accettazione, diciamo, dell'ordine viene fatta tramite un operatore che in qualche modo viene selezionato buttando una monetina a caso. Poi c'è il reparto vendite che prepara l'ordine. Questi ordini poi vengono mandati su caricati, diciamo, questi pacchi realizzati a seguito dell'ordine vengono caricati su un camion che può contenere, che deve contenere 10 ordini ogni volta. Quindi non mandiamo, non facciamo partire un camion che non abbia raggiunto i 10 ordini, per motivi evidentemente di costi, per non mandare, diciamo, un camion semivuoto a fare le consegne. C'è un tempo di trasferimento, quindi un tempo che avviene per la consegna, che è distribuito secondo la distribuzione triangolare con media 40, valore più probabile 40 minuti con oscillazioni minimo massimo 20-80. Poi il tempo ci sarà, quello che si vuol fare è inserire poi il fatto che la consegna è stata effettuata, questa cosa va comunicata, e va inserito, diciamo, il nome, la consegna, il numero di quest'ordine nella lista di consegne effettuate. E questo avviene attraverso una distribuzione triangolare con valore più probabile 2 minuti e minimo 1, massimo 4. E poi c'è la fatturazione. Anche qui andrà comunicato che la consegna è avvenuta, andrà emessa la fattura. E ci sono addetti in ciascuna di queste fasi. L'ho raccontato molto rapidamente, ma insomma, è tutto abbastanza intuitivo. Ok, modello 8. Allora, guardate un po' come l'ho rappresentato.
questo mi serve per farvi vedere il modulo separate che abbiamo elencato l'altro giorno, ma non abbiamo ancora utilizzato. Allora, innanzitutto c'è, ma quei rettangoli che ho fatto sono dei banali disegni, niente di che, quei rettangoli, diciamo, rosso scuro, e mi servono a volte per rappresentare un po' delle unità del modello stesso. Vedete, il primo rettangolo mi rappresenta l'arrivo delle chiamate e la generazione dell'ordine. Il secondo rettangolo mi rappresenta tutto ciò che è la realizzazione, diciamo, di questa scatola, no? Completa, il trasporto e la consegna, e l'ultimo di quei box rappresenta la notifica della consegna, quindi la fattura e l'inserimento nella lista delle consegne effettuate. Allora, vediamo un attimo come si può procedere abbastanza facilmente. Allora, arrivano gli ordini, quindi avrò definito delle entità ordini. Eccola qua, ordine. Arrivano gli ordini con la distribuzione data. La scelta dell'operatore, abbiamo detto, è casuale, lancia una moneta, quindi 50% di qua, 50% di là. Le risposte degli operatori sono, diciamo, un processo del tipo SID Delay Release, dove catturo una risorsa operatore e la trattengo per il tempo di servizio. Stessa cosa per l'operatore 2. A questo punto cosa viene e cosa si fa? Beh, devo generare l'ordine, evidentemente, che è stato raccolto da questo operatore. Allora, guardate cosa faccio. Posso usare il modulo separate per duplicare l'entità, come sappiamo, no? Ve l'ho detto l'altra volta. Il separate può o separare batch precedentemente fatti, sempre che questi non siano stati definiti come permanenti, e poi, oppure, duplicare entità. E potete specificare il numero di duplicati. Perché ho fatto questo? Perché non tanto qui, ma più avanti, mi servirà di dare dei segnali, per così dire, di consegna avvenuta, di emettere la fattura. Allora, guardate come questo è un primo approccio a questo tipo di risolvere questa situazione. L'entità che arriva qui è l'ordine. Okay? L'ordine deve essere processato, certo, va avanti, evidentemente. No? Però io faccio generare un duplicato di questa entità che mi può servire per andare a segnalare che l'ordine è stato inviato. Qui ci ho messo banalmente fine chiamata, no? Questo è un segnale che mi dice che è finita la chiamata rispetto a quell'ordine che è stato fatto da un cliente, no? Quindi duplicazione identità, in questo caso non ha moltissimo uso, però si può fare facilmente se serve andare a dare dei segnali in altre zone, diciamo, del modello. L'entità, quella reale, diciamo, è qui reale, tutte e due sono reali, ma questa è quella che ci interessa perché contiene il flusso. Ci sarà prima una preparazione dell'ordine, l'addetto consegna viene catturato, trattenuto per il tempo e via dicendo. Poi c'è il caricamento di un furgone e il batch, quindi, che è temporaneo perché i pezzi ovviamente che vogliamo poi pacchettare di nuovo, i pacchetti, è da 10 e quindi qua verrà fatto, come nel caso precedente, questa messa insieme di tutti gli ordini, i prodotti relativi a ciascun ordine. Ci sarà un trasporto, che è un processo che richiede la risorsa autista. La consegna, nella consegna evidentemente devo rispacchettare quei 10 pacchi che ho messo tutti insieme sullo stesso camion, e quindi faccio un separate dicendo split existing batch. E anche qui ci sono poi delle caratteristiche diverse che possono essere predisposte. In questo caso devo prenderli tutti quanti, evidentemente, e splittarli tutti. Dopodiché, vedete, ho usato lo stesso trucco di prima. L'entità, ogni pacchetto che viene consegnato, io voglio innanzitutto mandare avanti la pratica. Però mi sono messo di nuovo un separate a duplicare l'entità. Vedete, il numero dei duplicati è 1, evidentemente. In modo da dire anche, per dare un segnale, qua non ci ho messo nessun blocchetto, ma ci vorrebbe essere un ufficio e quant'altro, e mi dice fine consegna. L'entità poi va avanti, e qui ho fatto la stessa cosa, vedete? Per dare segnale all'ufficio di inserire questo ordine tra le liste delle consegne effettuate e anche per emettere la fattura, questa entità qui, che ormai è un'entità fittizia, nel senso che non ha più, la consegna è stata effettuata, mi genera due entità
Una la mandiamo in un processo e quindi quando arriva qua l'impiegato ne metterà la fattura. E quando arriva di qua invece, sostanzialmente, ripeto, è la stessa entità, è solo un'entità, una dummy entity, sono delle dummy entities che vengono utilizzate per andare a produrre dei segnali, diciamo così, no? Quando l'entità arriva qui, l'addetto mette questo numero dell'ordine tra le consegne effettuate. Oh, badate che qui come risorsa c'è impiegato e la risorsa di coloro che fanno le fatture è di nuovo impiegato, quindi vuol dire che è una risorsa condivisa. E quindi se sta di qua non può stare di là e quindi ci genereranno delle code in questo senso. Anche qui se lo fate girare avete la vostra rappresentazione dinamica di quello che sta succedendo. E adesso lui sta facendo il batch, quindi appena arriva a 10, come vedete qui quel caricamento del furgone, non so quanto è arrivato, boh. Comunque appena arriva 8, non si legge, non vedete, è troppo piccola, è andata avanti. E in questo modo, diciamo, vi ho fatto vedere anche l'uso del separate, come vedete quelli ci mettono parecchio a fare le fatture. E in questo modo, insomma, è possibile andare anche a creare delle entità fittizie, no? Dei cloni di entità reali e utilizzarle qualora vi occorrono. Va bene? Allora, questi modellini che vi ho fatto vedere, ripeto, sono a volte anche al limite un po' del banale, però vi illustrano l'uso di quei moduli che vi ho elencato l'altra volta, almeno l'uso di base. Come vedete, ce ne sono tanti altri. E ci sono tante altre possibilità che possono essere sfruttate, ma la logica che ci sta sotto è questa qui. E quello che ci tenevo a comunicarvi è questo. Vi faccio vedere anche un altro elemento che può essere di utilità. Voglio riprendere il modello, qual era quello? Sì, questo qua. Allora, questo era il modello dei due impianti di produzione. Allora, questi due impianti di produzione, ricordate, no? Arriva il semilavorato, qua viene lavorato e quindi esce fuori il pezzo finito. Questo impianto di produzione io l'ho modellato come un processo. Allora, se io arrivo a, voglio, diciamo, avere un livello di dettaglio del modello più approfondito, io qui, piuttosto che avere un processo, semplicemente, potrei andare a rappresentare proprio tutta la produzione, la lavorazione che viene fatta in P1. Ok? Voi direte, vabbè, metto qui tutti i moduli, però poi il modello diventa anche di difficile lettura. Ma sapete cosa si può fare? Si può fare questo, guardate, questo è un processo, vedete? E ci ho messo type standard, lo posso far diventare sottomodello. Che vuol dire sottomodello? Allora, vedete, qua è comparsa una freccetta. Aspetta, provo ad allargarlo un po'. Quella freccetta che sta qui sta ad indicare che quello non è più un semplice processo, ma se ci cliccate sopra due volte, anzi scusate, no, ci cliccate con il destro e fate edit, il tasto destro vi fa aprire il menu, edit some model, lui vi crea, vedete, un'altra tavola di lavoro in cui potete andare a mettere tutti i moduli che volete. Quindi potete andare a prendere, che so, un altro processo, insomma, che cosa potete andare a fare? Lui c'ha l'inizio e la fine, vedete? L'inizio e la fine. Quindi andate a mettere tutto quello che volete e quindi andare a dettagliare quello che accade all'interno di questa produzione 1. Adesso li sto banalmente mettendo così, dopodiché fino alla fine. Scusate, si è spostato tutto. Eccolo qua. Allora, che cosa ho realizzato adesso? Ho realizzato quelli che si chiamano sottomodelli. Cioè, che cosa ho fatto? Ho creato un livello più, per certi aspetti, io lo vedo modello, lo vedo come strati, no? Questo è un livello inferiore, più dettagliato, che però non mi impedisce di avere una visione anche generale del modello. Cioè, se io faccio chiudi sottomodello, sempre tasto destro e poi così, vedete,
la mia semplicità di rappresentazione del modello non è cambiata, no? Però qua dentro, di fatto, ci sta un altro modello, che è quello che rappresenta la lavorazione in P1. Questo è un modo utilissimo di rappresentare i modelli in arena, perché vi permette di, diciamo, rappresentare i modelli in maniera molto ordinata e molto visibile. Quindi se anche qua dentro ci sono una migliaia di lavorazioni, tantissime risorse, tantissime, voi nella visione, diciamo, questa più generale del modello, per lì avete lavorazione. Poi in realtà lo andate ad aprire e magari qui ci sta il punto. Allora, normalmente questa cosa è ricorsiva, quindi nessuno vi vieta di dire che questo qui a sua volta è un sottomodello. In questo modo voi andate a creare tanti livelli, diciamo, del modello, e vi assicuro che quando il modello è molto complicato, averlo rappresentato in questo modo permette di fare meno errori e di renderlo più visibile. Va bene? Ci sono tantissime altre cose di cui vorrei parlare, ma ovviamente non abbiamo il tempo di farlo. Quindi, per quanto riguarda Arena, mi fermo qua e vi invito, ripeto, insomma, esercitarvi un po' a fare prendere un po' di familiarità con questo strumento, che, ripeto, non è uno strumento di uso solamente didattico, ma è qualcosa che si usa davvero nelle aziende. E, diciamo, ultimamente, soprattutto la consapevolezza che poter rappresentare matematicamente un problema, vedere l'analisi di scenario che si può fare prima di magari andarlo a realizzare, è effettivamente qualcosa di molto importante. Va bene? Commutiamo a esercizi d'esame. Allora, un secondo che metto questo a forma di tablet. Così li facciamo insieme. Allora, stavamo svolgendo tutti quelli dell'anno accademico scorso e ci eravamo fermati a quello del 22/6/2020, e mi era rimasto da fare esercizio sui processi di nascita e morte, e quindi vorrei fare insieme a voi. Allora, aspettate un attimo che vi condivido la lavagna del OneNote. Possiamo anche continuare a usare quello dove avevamo cominciato a scrivere l'altra volta, esame 22/6, sì. Ma continuiamo a scrivere qua sotto, così ce l'abbiamo tutti insieme. Allora, esercizio 2 di questo compito del 22, l'esercizio 1, scusate, quello sui processi di nascita e morte, ci dava i seguenti coefficienti di natalità, a lambda quando n è uguale a 0, 1, 2, e lambda su n quando n è maggiore o uguale a 3, mu con n uguale a n per mu quando n è uguale a 1, 2, 3, ed uguale a 2n meno 1 per mu quando n è maggiore o uguale di 4. Allora, niente di particolare, soltanto che ho detto che l'avremmo fatto insieme, soprattutto per la presenza di una notazione che non so se conoscete. Ma allora, cominciamo. Conviene andarsi a esplicitare il pi greco n per n che va da 1 in poi. Pi greco 1 è lambda 0 su mu 1. Quindi lambda 0 è lambda, 1 è mu, è presto fatto. Pi greco 2. Allora, pi greco 2 è lambda 0 per lambda 1, quindi lambda quadro. Poi abbiamo mu1 per mu2, quindi avrò mu quadro, ma compare anche mezzo, che posso scrivere anche come 1 su 2 fattoriale, non è la stessa cosa. Pi greco 3. Pi greco 3 è lambda su mu alla terza, 1 su 3 fattoriale. Quindi, insomma, quando n è uguale a 1, 2, 3, il vostro pi greco n ha questa forma qua, 1 su n fattoriale lambda su mu alla n. Bene? Ok.
Per valori più grandi di 3, cominciamo a vedere come è fatto pi greco 4. No, pi greco 4 sarà. Allora, naturalmente avrò lambda su mu alla terza e 1 su 3 fattoriale, e poi ci dovrò aggiungere lambda su mu. Quindi scriviamo direttamente lambda su mu alla quarta, poi ho 1 su 3 fattoriale, che è quello che riguardava, diciamo, tutti i termini fino al 3. Poi avrò lambda 3, quindi avrò lambda su mu, lambda l'ho già messo, quindi ci devo mettere un terzo, mentre del mu ci devo mettere 2n-1, quindi 8-1, 7, quindi un settimo. Y5. Allora, lambda su mu alla quinta, certamente. Poi ci sarà questo 1 su 3 fattoriale, che ce lo portiamo dietro. Poi ci sarà il successivo lambda, quindi oltre ad esserci un 1 su 3, qua ci compare anche un 4. Mentre di qua comparirà 1 su... No, qua c'era il 7. Ci andrà anche 10 meno 1, 9. D'accordo? Insomma, se andiamo avanti così è chiaro il discorso qual è, no? Qui ci sarà un 4 fattoriale, però poi ho il 2 fattoriale che non ho, quindi dovrò dividere per questo. Qui, allora, non so se conoscete questa notazione, ma si può usare il doppio fattoriale. Una cosa scritta così, se io scrivo 9 doppio fattoriale, questo vuol dire 9 per 7, per 5, per 3, per 1. Se non la conoscete, questa notazione non è un problema, basta lasciarla indicata. Quindi, in questo caso, questo pi greco n, quando n è maggiore o uguale 4, come è fatto? Allora abbiamo sicuramente sto 1 su 3 fattoriale, che è una costante, ce la portiamo davanti. Poi c'è lambda su mu alla n, sicuramente. Poi abbiamo, allora, da questo termine qua, ho evidentemente 4 fattoriali in corrispondenza di n5, quindi avrò n-1 fattoriale. Naturalmente devo dividere, e quindi moltiplicare il numeratore, per quello che non ho, ovvero un 3 per 4, 4 per 3 mi manca il 2. Di qua, aggiungiamo. Professore, Sì. scusi, in pi greco 4 non ho capito da dove deriva un terzo. Deriva da lambda, no? Perché siamo con lambda uguale lambda 3 e quindi è lambda diviso 3. Giusto? Lambda l'ho messo qua dentro, che ho fatto la quarta, mi è rimasto un terzo. È lambda 3. È lambda... ritorna? Pensavo fosse diviso 4, non so, mi sono confusa forse. E no, è per n uguale 3, no? Quindi lambda 4, nelle produttorie, Ah, sì, giusto, giusto, sì. parte da 0 e ce n'è uno in meno, no? Nel numeratore. Quindi lambda Sì. 4 arriva fino alla, il pi greco 4 arriva fino a lambda 3. Ok, va bene, mi scusi se l'ho Niente, disturbata. tranquillo. No, no, chiedete, non mi disturbate, dovete chiedere. Allora, quindi qua ci metto 2 n-1 doppio fattoriale. Naturalmente mi manca qualcosa. Cosa mi manca? Il 5 per 3. E questa è l'espressione. Mettete tutte le costanti da parte, fate il limite, fate il criterio del rapporto, ad esempio, per vedere la convergenza. Uff, se fate il limite. Vabbè, senza che sto a riscrivere, scrivo a n più 1 diviso a n,
n che tende all'infinito. Questa cosa qui, se fate bene i conti, viene 0. Come 0 è minore di 1, quindi converge, la serie converge per ogni valore di lambda e mu finiti. Non dovete imporre nulla. A questo punto la distribuzione stazionaria è Pn, vabbè, pi greco grande n per p0, dove pi greco n, vabbè, questo qua c'è poco da dire. E p0 invece va scritto, p0 uguale a 1 fratto, e qua avete la vostra doppia somma, no? Somma per n che va da 0 a 3, e 1 su n fattoriale lambda su mu alla n più, e qua ci avete l'altro n che va da 4 a più infinito, e qua ci mettete, adesso non mi fate perdere tempo a scrivere tutto, preferisco fare altri esercizi. Professore, la serie sì. Ma come ci comportiamo nel limite con il doppio fattoriale? Cioè, non mi è molto chiaro, perché io ho lasciato il 2n più 1, diciamo, e sì, quindi poi ho fatto il limite, ma con il doppio fattoriale come... Vabbè, la stessa cosa, si semplifica uno con l'altro, no? Ve lo faccio esplicitamente, aspetta. Allora, qui c'ho il limite per n che tende all'infinito di lambda su mu alla n più 1, lascio le costanti, le metto dentro una c qua davanti, dai, non influisco. Allora, quello che viene fuori, questo è il termine n più 1, quindi c'è n fattoriale su 2n più 1 doppio fattoriale. Di qua c'è lambda su mu alla n, e qua c'è 1 su n meno 1 fattoriale, e qua c'è 2n meno 1 doppio fattoriale. Ah, se questo fa dei conti, viene limite. Allora, ma non dovrebbe essere... Ah, no, sì, scusi, niente. Torna. Lambda su mu. E poi, quella qua è n meno 1 fattoriale. 2n meno 1 doppio fattoriale. Fratto. N fattoriale. 2n più 1 doppio fattoriale. Quindi questo è uguale al limite. Allora, lambda su mu, vabbè, rimane lambda su mu. Dopodiché qua che cosa viene? Che questo lo semplifico con questo e mi rimane n. E il 2n più 1 fattoriale, si semplifica il 2n meno 1 fattoriale, mi rimane 2n più 1. Giusto? È come avere 9 per 7 per 6 al denominatore, e sotto avere 7 per 6, per 5, 5, 3, no? Chiaro, questi si semplificano, rimane il 9, e questo fa 0. Professore, scusi, quindi a quanto ho capito il doppio fattoriale indica che si salta sempre un numero, quindi noi lo possiamo utilizzare anche per i numeri pari, quindi 2n doppio fattoriale, ok, perfetto, grazie. Prego. Tutti d'accordo? Professore, scusi una cosa, quando sempre nell'esercizio 1 chiede le equazioni di Kolmogorov, sì, come procediamo? Perché di solito le chiede insieme alla soluzione stazionaria, quindi ad esempio... Sì, più volte, abbiamo fatto uno l'altra volta gli esercizi con le equazioni di Kolmogorov. Deve scrivere le equazioni e deve esplicitare i lambda e mu. Quindi lei ha dp0 su d0t su dt uguale, no? Qui c'è l'espressione generica. A posto di lambda 0... ci deve mettere il lambda che le viene dato, posto di lambda 1. L'unica cosa da stare attenti è la seguente, che è molto semplice. Siccome i lambda e mu cambiano in genere da questo tipo di esercizi, cioè li do in questa forma qua, no? Ok? Quindi in questo caso conviene scrivere esplicitamente le prime tre equazioni di Kolmogorov, mettendoci dentro i valori. Poi ci sarà la quarta, avete visto come è fatto, no? L'equazione contiene sia il termine n più 1 che il termine n. Quindi ci sarà la quarta equazione che contiene contemporaneamente questa espressione qua di lambda e questa espressione qua di lambda, così anche di mu. Quindi quella la scrivete esplicitamente. Dalla successiva in poi la potete generalizzare, perché? Perché dalla successiva in poi compare solo questa espressione di lambda e questa espressione di mu, di lambda n e di mu con n.
Quindi, diciamo, le prime tre uno le scrive esplicitamente per non incorrere in errori. La quarta, che è quella che sta un po' a cavallo rispetto alle due espressioni, la si scrive da sola. E poi le altre sono tutte scritte in forma generica. Non c'è più il cambio, no? Siamo andati con n che supera, diciamo, che vi porta a considerare lambda con n e mu con n nella loro seconda espressione. Okay? Ok, va bene, grazie. Prego. Ah, di questa appello abbiamo fatto tutto, vero? Mi confermate? Sì. Sì, perfetto. Allora andiamo a vederne un altro, dai. Questo era giugno. Questo era 22 giugno. Allora prendo il successivo nell'ordine, che è 14 luglio. Allora. Ah, questa era proprio una delle equazioni di Commodoro. Volete che lo faccio? Soprattutto chi me l'ha chiesto, oppure... Magari se ha già risolto la prima parte, anche soltanto le equazioni di Kolmogorov per vedere come scriverle precisamente. Sì, certo, lo faccio rapidissimamente, dai. Grazie. Prego. Allora, qui stiamo parlando del compito di esame del 14/7/2020. Sì, infatti mi riferivo a questo quando ho detto l'ho fatto. In realtà no, l'ho fatto io, nel senso che l'ho scritto, ma non l'ho ancora fatto a voi. Infatti non me lo ricordavo quello che avevi detto. C'ha ragione, no, è che io me lo sono preparato perché lo volevo fare. Okay, ma questo okay. Non vuol dire che poi ve l'avevo ancora... Ma era tra quelli che vedevo fatto, no? Quindi c'era. Allora, lambda con n uguale lambda su n più 1. Questo quando n uguale a 0, 1, 2, ed uguale a n meno 1 fratto 2 per lambda quando n è maggiore o uguale 3, mentre il mu con n è uguale a mu quando n è uguale a 1, 2, 3, n quadro. Tra l'altro non so più cosa inventarmi con queste espressioni dei processi nascita e morte, che rischio di darle molto simili a queste che avete già visto. È veramente molto alto. Allora, diciamo, per quanto riguarda il resto dello svolgimento, mi sembra molto molto standard, non so se avete trovato difficoltà, però cominciamo con le equazioni di Kolmogorov. Allora, le equazioni di Kolmogorov, quelle generiche, le conoscete, insomma, ricordate, no? Dp0 su dt uguale meno lambda 0 p0t più 1 p1t d pn t su dt uguale. Allora, qua c'è lambda n meno 1, quello che tentavo di dire prima, no? Che coesistono anche i termini meno 1 per pn meno 1, più, anzi, meno. Qui c'è lambda n più mu con n, come ricorderete, pn di t più mu n più 1 p n più 1 di t. Ah, queste sono le equazioni di Kolmogorov. Mi raccomando, sono quelle con le derivate, perché noi poi abbiamo proceduto, abbiamo cercato la distribuzione stazionaria, abbiamo mandato a zero questi termini qua con le derivate. Queste sono le equazioni di Kolmogorov, quelle in cui sono presenti le derivate, perché a volte ho visto. Vabbè, adesso dobbiamo semplicemente andare a mettere a posto di lambda 0 di lambda 1 di mu è quello che abbiamo nell'esercizio. Quindi n uguale a 0, diciamo così. Ho dp0 su dt uguale. Allora, meno lambda 0. Lambda 0 quant'è? Lambda. Quindi meno lambda. Se riuscissi anche a cancellare. Meno lambda per p0t più mu1, mu1 è mu se non ricordo male, sì, quindi mu per p1 di t. Poi n uguale 1, vabbè, questa è d p1 di t su dt uguale. Allora qua ci devo mettere lambda 0 perché n meno 1, quindi sarà
lambda di 0t meno, adesso qua ci devo mettere il lambda n, quindi lambda 1. Lambda 1 come è fatto? È lambda mezzi. Quindi lambda mezzi più mu continua a essere mu per p1 di t. Più, qui chi c'è? C'è n più 1, quindi c'è mu 2, che continua a essere mu per p2. Insomma, è tutto abbastanza semplice, va bene? Andate avanti così, scrivete anche quella per n uguale 2, per n uguale 3, insomma, eccetera, eccetera. Quello che vi dicevo prima è questo. Quando arrivate a n uguale 4, voi avete d p4t su dt. No? Allora, qua ci devo mettere lambda 3, perché n meno 1, e lambda 3, come è fatto lambda 3? Lambda 3 è lambda 3 è 3 per 2 frattempo è 3 lambda. No, lambda n uguale 4, 3 lambda, sì. Allora, scusate, è più istruttivo se vi faccio vedere quella per n uguale 3. È quella che quella incriminata. Scusate, ma è più... Facciamo quella per n uguale 3. Per n uguale 3 ho d di 3 t su dt. Allora, questo è uguale a lambda 2. Ah, lambda 2 è lambda diviso 3, lo devo prendere qua, no? Quindi lambda diviso 3 per P2 meno. Allora, qua chi ci sta? Qui ci sta lambda 3, che adesso devo andare a prendere invece da quest'altra espressione, ed è 3 lambda. 3 lambda più. Qui chi c'è? C'è il mu, chi è questo? Mu 3. Chi è mu 3? Mu. Per pn, che è n uguale a 3. Più. Qui chi c'è adesso? Qui c'è mu 4, che è l'n più 1. E mu 4 lo devo andare a prendere qua sotto. Quindi 4 per 4, 16, per 5 fa 80. P4 di T. Ok? Questa è l'unica di queste espressioni in cui coesiste lambda, diciamo, riferito alla prima forma. Vedete, lambda riferito alla seconda forma, come anche mu riferito alla prima forma del mu e mu riferito alla seconda. Perché dico questo? Perché adesso posso dire semplicemente n maggiore o uguale di 4, che non ho più problemi, lambda e mu non cambiano più adesso, no? La scrivo come d n, se non è che sto scrivendo infinite equazioni, evidentemente, no? Dovrò trovare una forma ricorsiva. Lo posso fare da quando non cambiano più le espressioni di lambda e mu. Quindi qua diventa. Come è fatto? È fatto come? Vediamo un attimo. Devo andare uno indietro, quindi sarà n-1 per n-2 fratto 2. N-1 per n-2 fratto 2. Per lambda, per pn meno 1, non più ma meno, di t. Poi avrò meno, ma questo è quello dopo, quindi ci sarà n per n meno 1, fratto 2, per lambda, più, allora qua ci devo mettere l'espressione di mu, quella già, diciamo, la seconda, n quadro per n più 1. Per mu, per pn di t. Più, qui ci devo mettere l'n più 1 per quanto riguarda il mu, quindi ci devo mettere questa, però scalata di 1, quindi. Scusate. N più 1 al quadrato, N più 2 per 1. Ecco fatto. Insomma, è tutto molto semplice, forse l'ho fatta più lunga di quanto avrei dovuto.
diciamo, queste le prime, vabbè, la prima sarà sola, non c'è dubbio. In questo caso, quella per n uguale 1 e per n uguale 2 potevano anche scrivere in un'unica espressione, ma insomma, tanto un po' che potete scrivere. State attenti alla 3, perché è quella che sta un po' a cavallo tra le due espressioni, e da 4 in poi c'è questa. Chiaro? Ok? Sì, ora sì, grazie. Prego. Domande su questo? Allora, vogliamo fare qua. Avete avuto difficoltà a risolverlo, a risolvere gli altri punti di questo esercizio? E se no vi do l'espressione che viene delle pi greco n, così diciamo facciamo un po' prima, andiamo a fare il modello a coda, che mi sembra un po' più interessante, meno standard, ecco, mettiamolo così. Allora, a me viene che per n uguale 1, 2, 3, pi greco n ha questa forma qua. 1 su n fattoriale, lambda su mu alla n. Mentre per n maggiore o uguale 4, allora vi do l'espressione, quale vi do? La finale, quella semplificata? Allora, scrivo quella stessa, dai, così poi tutte le semplificazioni potete fare come preferite. A me viene 1 su 3 fattoriale lambda su mu alla n, poi n meno 1 fattoriale su 2, qua c'ho n meno 2 fattoriale su niente, su 1, poi ho 1 su 2 alla n meno 3, e poi ho 3 fattoriale al quadrato, 4 fattoriale, n fattoriale al quadrato, n più 1 fattoriale. Il tutto si può ovviamente semplificare, ve l'ho scritto nella forma estesa, così ci avete proprio quella, diciamo, originaria. Va bene? Tutti d'accordo? Chi dà ci acconsente, eh? Quindi. Andiamo a fare del secondo? Quello dell'ufficio postale. Ah, il testo ce l'avete, eh? Quindi non... È chiaro che lo rileggiamo insieme per poterci ragionare. Ma insomma. Allora. Gli accessi e le uscite in ufficio postale avvengono tramite porte di sicurezza, quindi una successione di due porte che non possono essere aperte contemporaneamente, che prevedono uno spazio, eccetera, eccetera. L'ufficio dispone di una porta di sicurezza per l'entrata e una per l'uscita, distinte. Quindi queste porte io le rappresenterei come un sistema a coda, no? Perché chiaramente i clienti arrivano casualmente, con media uno ogni due minuti. Appena arrivati si mettono in fila, FIFO, per accedere alla porta di sicurezza di accesso. E questa porta ha un tempo di attraversamento che è tutto metal detector, eccetera, eccetera. Quindi io mi sentirei di rappresentare tutto attraverso un primo sistema a coda. No? Che è quello che è la porta d'ingresso. L'ingresso. Monoservente e una coda. Qui entrano gli utenti. E che fanno questi utenti? Vediamo un attimo. Questi utenti arrivano uno ogni media minuti, ogni due minuti, esponenziale, e il tempo di attraversamento è distribuito esponenzialmente con media 30 secondi. Quindi questo è un sistema MM1 con lambda, facciamo tutto in minuti, va? Lambda uguale un mezzo e mu uguale, abbiamo detto, del tempo 30 secondi, quindi 2 al minuto. Va bene? All'interno ci sono due sportelli, uno per le operazioni postali e uno per il pagamento dei bollettini, SP1 e SP2, e ciascuno ha una fila di attesa FIFO davanti.
alla quale i clienti appena entrati si uniscono senza la possibilità di effettuare cambio. Cioè, si suppone che i clienti effettuano un'operazione postale, un pagamento e un bollettino con uguale probabilità, quindi cioè, una classica moneta che lanciamo. Quindi l'idea è questa, che all'interno ci sarà il vostro, diciamo, ufficio postale con l'ufficio, diciamo, che abbiamo chiamato sportello 1, e quell'altro che ho chiamato sportello 2. I clienti arrivano e abbiamo detto si dispongono sulle due code che stanno qua davanti, una davanti a ogni sportello, in maniera assolutamente casuale. Quindi vuol dire che vanno di qua con probabilità un mezzo. Ok? I tempi di servizio presso questi sportelli sono distribuiti esponenzialmente con media 2 minuti per 1 e 3 minuti per 2. Allora, che tipo di sistema abbiamo? Beh, sicuramente sono due sistemi indipendenti. Gli arrivi sono per forza poissoniani, perché è un poissoniano disaggregato, quindi cambia parametro, ma sono sempre poissoniani. Quindi di fatto sono due sistemi MM1. In particolare quello dell'SP1 sarà un MM1 con lambda 1 uguale a... quant'era qua? Allora, c'è un mezzo, ecco, un mezzo per 1, quindi un quarto. E mu1, mu1 quant'è? Esponenziale con 2 minuti, quindi un mezzo. Anche l'altro, lo sportello 2, è un MM1, in cui avete lambda 2 uguale, anche qui un quarto, mentre il mu2 è uguale a, quanto impiegava? 3 minuti, un terzo. Ok. Professore, mi scusi, io quando l'ho disegnati, li ho disegnati direttamente separati, è un errore? No, o... no, figurati, io perché ho disegnato l'ufficio postale, no, va benissimo. Il disegno è una cosa così per noi, insomma. Però aiuta a ragionarci, insomma. Dopo aver usufruito del servizio, i clienti escono dall'ufficio attraverso una porta di sicurezza dell'uscita. Quindi sarà una cosa tipo analoga a quella dell'entrata. Però non ci sarà metà detector, immagino. E quindi questi signori qui escono. E questa porta di uscita, l'attraversamento non c'è, ma è effettuata con un tempo deterministico pari a 20 secondi. Allora, gli arrivi continuano a essere passognani, evidentemente, no? Prima di Burke, conosciamo bene. Deterministico, un servente, quindi quello è un MD1. Ok. E questo tempo è pari a 20 secondi, quindi il mu, in un minuto ne escono 3 in media, mentre il lambda è, diciamo, quanto viene? Viene un mezzo, no? Sì. Corrisponde alle uscite del precedente. Allora, mettiamoci anche qua il disegnino del servente e della coda, se vuoi. Supponendo che l'ufficio opera in condizioni stazionarie, rispondere specificando in dettaglio, eccetera, eccetera. Allora, prima cosa che vi viene chiesta, appunto, A, distribuzione di probabilità del numero degli arrivi per ora all'ufficio postale. Allora, il numero degli arrivi orario all'ufficio postale. Che mi dite? Allora, gli arrivi sono poissoniani, quindi sappiamo benissimo qual è la distribuzione, no? Se io voglio vedere quanti ne arrivano in un'ora, sto parlando non dei tempi di interarrivo, i tempi di arrivo sono esponenziali, evidentemente. Il processo degli arrivi è poissoniano, questa cosa l'abbiamo vista in tutti i dettagli, no?
Quindi, se il processo degli arrivi è passoniano, abbiamo scritto un sacco di volte che se io voglio vedere quanti utenti sono arrivati nell'intervallo SS più T, e questo sia uguale a N, questo è uguale a E alla meno lambda T alla N su N fattoriale, no? Cioè, questo lo sappiamo per definizione, insomma. Va bene? Ok, noi adesso abbiamo come informazione il fatto che lambda è uguale a un mezzo. Vogliamo sapere quello che accade in riferimento a un'ora, giusto? Quindi a t uguale 60, perché sto portando tutto in minuti. Insomma, come è distribuito il numero di utenti che arrivano in un'ora? Devo scrivere questa con lambda uguale a mezzo e t uguale a 60. Tn uguale e alla meno 30 a n su n fattoriale. Banalmente. Prof, Sì. ti avrei una domanda, ma il disegno, diciamo, lo dobbiamo sempre esplicitare o è più che altro per noi, per... No, Ah, il disegno è per voi, però ok. magari se lo rappresentate, mi fate capire come avete ragionato, può essere Certo, è d'aiuto. meglio. Ok, grazie. Insomma, sì, io per me me lo faccio sempre il disegnino perché usce, insomma, riesce a rappresentare un po' quello che avete pensato, insomma. Poi, punto B. Allora, punto B che ci chiedeva. Supponendo che a partire da 10 minuti prima dell'apertura cominciano ad arrivare i clienti, determinare qual è la probabilità che al momento dell'apertura ci siano già 5 clienti in attesa. Come avete fatto? Avete provato? Allora, tutto in minuti, quindi lambda e un mezzo. È la stessa cosa di prima, io devo trovare la probabilità che nei primi 10 minuti, quindi a partire da 0 a 10, quindi P di x di 10 meno x di 0, 5, ok? Questo vuol dire che sono arrivati 5 utenti nell'intervallo 0-10, giusto? Scusate, sto scaricando. Bene, e questo come è fatto? Vabbè, lo sappiamo bene, no? L'abbiamo appena visto. Sarà E alla meno, quant'è qua? 10 mezzi, quindi 5. Per 5 alla quinta, su 5 fattoriale. Ritorna? Dai, di questi giochetti su quante probabilità che arrivano 10 utenti nell'intervallo S più T, insomma, ci abbiamo parlato a lungo, l'abbiamo visto tantissimo questa cosa. E questo, se volete, vi do anche il numeretto che fa, è 0175. Poi, punto C. Punto C ci chiedeva: qual è il tempo medio complessivo che ciascun cliente passerà nel sistema composto da due porte e degli sportelli, quindi l'intero sistema, differenziando i clienti che devono effettuare un servizio postale e quelli che devono pagare un bollettino, quindi quelli che passano su S P1 e quelli che passano su SP. Allora, innanzitutto dobbiamo ragionare. Oh, una cosa che volevo dire importante: è una rete, di fatto, questa, no? Ma può essere pensata come rete di Jackson? Perché no? Eh beh, lo vedete, no? Non è vero che tutti i tempi di servizio dei nodi della rete sono distribuiti esponenzialmente. Quindi questo, pensare di modellare questo come rete di Jackson, ovviamente è fondamentalmente sbagliato.
Quindi noi stiamo studiando questa come rete, di fatto, ma una rete senza feedback, no? Una feed forward. Quindi di fatto possiamo aggregare le misure di prestazione in maniera molto semplice, perché non ci sono cicli. D'accordo? Quindi non rete di Jackson, però l'aggregazione semplice delle misure di prestazioni dei singoli nodi, sì, lo possiamo fare. E quindi, prima di tutto, mi calcolo il tempo di permanenza nella porta d'ingresso, quindi T1. Questo è un MM1 con lambda 1,5 e mu2, quindi vabbè, trovare T1 si fa prestissimo. Vediamo quanto viene. T1 0,6 periodi. Sto facendo tutto in minuti. Poi diciamo T2 dello sportello 1 e T2 dello sportello 2, che sono diversi perché abbiamo dei parametri diversi, però sono anch'essi due sistemi MM1 con i lambda, con i mu. Abbiate pazienza, ma non so cosa sta succedendo oggi. Scusate, ma queste chiamate. Allora, sportello 1, sportello 2 sono MM1, quindi vabbè, ti va subito. Insomma, se fate applicate banalmente le formule, vi viene 4 minuti al primo e 12 minuti al secondo. Il terzo è comunque un sistema. Io sto studiando i sistemi in maniera assolutamente indipendente l'uno dall'altro, avete visto, no? E poi aggregherò le misure di prestazione. Non essendoci cicli, non essendoci feedback, non ho problemi di aggregare due flussi poissoniani che non sono indipendenti. Ricordate, questo era il problema di fondo che c'era nelle reti, no? Qui non c'è questa problematica, quindi sono autorizzato a fare assolutamente l'aggregazione delle misure di prestazione nel modo più semplice. La terza stazione, diciamo T3, anche questo se la fate in minuti, viene 0,36 periodi, ok? Vabbè, sommate questi per quanto riguarda quelli che passano al primo sportello e sommate questi per quelli che passano sul secondo sportello, e questo vi dà il tempo di permanenza. Va bene? Domande? Oh, naturalmente, se volevate studiarlo come una rete, ma non una rete di Jackson, evidentemente, potevate tranquillamente farlo. Ok? Però attenzione, potete anche pensare a tre stazioni, no? L'abbiamo già numerate così, 1, 2 e 3. Rete, quindi faccio il mio sistemino e vi calcolate lambda con 1. Lambda con 1 è gamma 1, quindi 1,5. Lambda con 2, insomma, conti fatti, lambda con 2 di SP con SP1, questo viene 1/4. Lambda 2, SP2, viene 1/4. Lambda 3, uguale 1,5. Questo va benissimo, no? È il classico sistema che facciamo con reti. Però, se io poi faccio questo discorso, mi calcolo gli N1, N2, N3, poi N2 ce ne stanno due perché quelli SP1 e SP2, vabbè, insomma, non è quello che mi interessa mettere in evidenza. Allora, attenzione a non pensare di calcolare il tempo totale, quello richiesto, per esempio, di quelli che passano in SP1, come l'N totale di quelli che passano in SP1 diviso la somma dei gamma, no? Come si farebbe in una qualsiasi rete. Perché? Perché io non sto calcolando il throughput time sull'intera rete,
ma avendo messo qua SP1, sto calcolando il tempo del solo flusso che non ha, diciamo, preso in considerazione il nodo della rete, nodo 2 SP2. Quindi questo è fondamentalmente sbagliato. Lo dico perché nel correggere i compiti ricordo che qualcuno aveva pensato di fare questa cosa qua. Tant'è vero che se andate a fare i conti vengono numeri completamente diversi, perché in questo modo qui avreste preso in considerazione il fatto che tutti i nodi vengono possibilmente visitati dall'entità. Invece, se sto guardando il percorso dei soli clienti che passano sullo sportello SP1, beh, non è vero che questi hanno visitato potenzialmente tutte le stazioni. D'accordo? Quindi il modo di procedere è quello che, fra l'altro, mi sembra anche molto intuitivo, che abbiamo fatto insieme prima. Potresti Domande? fare una domanda? Ma se la... Io avrei una domanda. Sì, dica. Ma se la rete fosse stata una rete di Jackson e comunque mi avesse chiesto di calcolare questo tempo di quelli che passano solo in SP1, come ci saremmo dovuti comportare? Come abbiamo fatto adesso? Perché non poteva. Allora, rispondo meglio. Supponga che quella fosse stata una rete di Jackson. Jackson aperta, eccetera, eccetera. Se io le chiedo il tempo di attraversamento, il tempo, vado sul grafico qua, il tempo che un utente passa qua, per esempio, o in uno qualsiasi dei nodi della rete, no? Qui diventano due nodi se lo fa ovviamente come rete, no? Attenzione, perché quel tempo non è semplicemente T2 SP1 al momento in cui ci sono dei feedback, perché se ci fosse un feedback, immaginiamo che so una cosa qua così, no? Beh, allora dovrei tenere in considerazione anche il numero medio di volte che l'utente visita quel sistema. Quindi il solo tempo, questo qui, non mi dà l'espressione corretta del tempo medio passato dall'utente in questo servizio. Perché? Perché dovrei avere invece N2 e NU2, no? Il visit count di SP1 moltiplicato per T2 di SP1. Capito? Quindi se ci sono feedback, la cosa si complica molto. E devo andare a considerare questi tempi qua, non più quelli singoli come ho fatto prima. Ok? Quindi dobbiamo calcolare, diciamo, i coefficienti e poi calcolarci i tempi. Ok. Calcolare i tempi, però considerando il numero medio che questo nodo è visitato, no? Perché può essere visitato più volte, evidentemente. Quindi se io voglio sapere il tempo di permanenza, non posso considerare che ci è passato una volta sola. Ci può essere passato un certo numero di volte, che me lo dà il visit count, il numero medio. Va bene, grazie. Bene, prego. Professore, scusi, anch'io avrei una domanda. Dica, dica, dica. Noi abbiamo utilizzato questa formula della probabilità degli arrivi Sì? perché noi avevamo il tempo, cioè Sì? abbiamo Certo, un limite di tempo, se no di solito possiamo utilizzare le p con n, giusto? ma io a me mi serviva esplicitamente la T, come sta Invece giustamente dicendo se di lei. solito non c'è la t, possiamo utilizzare le p con n normale. Perfetto. Certamente. Grazie. Prego. Quindi rete di Jackson, no. Proseguo? Faccio il terzo? Il terzo è il compito là. Sono perso il compito, no, ecco. Allora, l'accetta degli action applicato alla distribuzione beta. Distribuzione beta ha questa densità, B per x alla n, 1 meno x alla n. Oh, nel testo mancava il fatto che x sta tra 0 e 1, e questo l'avevo aggiunto poi durante l'esame. Non l'avevo scritto esplicitamente nel testo. Allora, questo
Questo tipo di esercizi, quello che vi si chiede di fare è di esplicitare lo schema, no? Passo 1, passo 2, eccetera, eccetera. Quindi l'unico conto vero da fare è il calcolo della C, dell'upper bound del rapporto F su G. Quindi quello che conviene fare è prendere una G, evidentemente dovete prenderla voi. Allora, quando vi si lascia la scelta della G, chiaramente non andate a complicarvi troppo la vita. Guardate un attimo qual è la situazione. È chiaro, in questo caso, siamo anche fra 0 e 1, mi sembra abbastanza ovvio che la scelta più semplice in assoluto sia questa, g di x uguale 1. No? Semplifica i conti, è tutto coerente. Sappiamo generare osservazioni da un uniforme 0, 1, quindi la cosa più vantaggiosa in assoluto. Quindi a questo punto, se devo trovare c, che è il mio upper bound del rapporto f, su G, in realtà devo trovare un upper bound sulla F. O lo determinate come un maggiorante qualsiasi, o se altrimenti vi fate il calcolo proprio del punto di massimo. Allora, se fate la derivata e la annullate, no, se fate la derivata df di x su dx, questa viene uguale a 0 per... c'è da fare un prodotto, non so, niente di che. Si annulla per x, segna x star uguale a 1, x star uguale a 1/2, e quello che è il punto di massimo è 1/2, quindi x star uguale 1/2 punto di massimo. E quindi per calcolarvi il C, vi ricordo che è F calcolato in 1/2 fratto G calcolato in 1/2. Vabbè, insomma, dovete mettere 1/2 dentro l'espressione, quindi viene B per 1/2 la N, 1/2 la N, un'altra volta. Vabbè. Allora, detto questo, il test... lo sto scrivendo a pezzi, diciamo così, il test diventa U minore uguale di F di X su C per G di X, no? Questo è il test che dovete usare. Quindi diventa B X alla N 1 meno X alla N fratto B per 1/4 alla N. B e B vanno via, questo diventa 4 alla N X 1 meno X alla N. Quindi questo è il test. Quindi passo 1, genero l'osservazione casuale U uniformemente distribuita in 0, U. Diciamo una U1, ma perché ne serve anche un'altra. Passo 2. Genero osservazione dalla distribuzione la cui densità è G, ma G è uguale 1, quindi in realtà sto generando un'altra uniforme in 0, 1. Ok? Passo 3. Se risulta, verificato il test, quindi se 1 è minore o uguale di, abbiamo detto, 4 alla N per U2, 1 meno U2 alla N, allora prendo come X proprio la mia U2. Altrimenti vado al passo 1. Va bene? Tutto qua, non dovete generare le osservazioni casuali, insomma, non c'è niente da calcolare dal punto di vista numerico. Ok? Domande? No, naturalmente per... dire che questo è un punto di massimo dovete farlo vedere, quindi o
fate la deriva della seconda e vedete che è minore di zero, oppure fate lo studio del segno e la deriva della prima. Insomma, questa è una cosa elementare, però dovete farlo vedere, se no tutti i punti che annullano la derivata, vabbè, chiaro, no? Non sono per forza dei punti di massimo. Professore, scusi, ma di solito noi, vabbè, in questo caso sono uguali 1 o 2, però non prendiamo quella che generiamo al passo 1 e la sostituiamo al posto della x di solito? Le ho invertite? Sì. Sì, le ho invertite. Cioè, ah, ok, no, giusto per... Sì, sì. E poi io l'avevo fatto questo esercizio. Sì. Lei per caso ce l'ha svolto, magari ci può mandare la foto, perché io avevo trovato come punto radice ennesima di un mezzo. Non lo so, forse ho sbagliato i calcoli, sicuramente. Io ho questo ponticino fatto, penso, se così, così penso sia complicato da vedere. Aspetti, non so se riesco a farlo vedere. No, non si vede perché c'è il lo sfondo. Sì, lo vedo. No. No, vabbè. Se mi mandi una mail, così glielo scansiono e glielo mando. Perfetto, grazie. Però mi mandi la mail, se no mi ricorderò, a parte non so lei chi è, ma insomma non mi ricorderò poi mai di mandare. Mi dica anche qual è l'esercizio, ok? Sì, grazie. Proseguo? Sto cercando di essere rapido, come state notando. Allora, andiamo su compito B dello stesso esame. Il compito B aveva lo stesso esercizio 3, identico, e nel processo di nascita e morte, vabbè, più o meno simili, sono tutti uguali questi esercizi alla fine, dai. Quindi vorrei guardare quello del numero 2, diciamo, che è quello un pochino più articolato, anche se è molto simile al precedente, come giusto che fosse, visto che era la fila B dello stesso 14 luglio 2020, compito B. Allora, qui si dice: in un tratto autostradale si stima che il traffico delle auto sia distribuito secondo un processo di Poisson con media 4 auto al minuto. Quindi c'è un tratto autostradale in cui qua avete, diciamo, 4 auto al minuto. Traffico distribuito secondo un processo di Poisson con media 4 auto al minuto. Allora facciamo così, mettiamoci direttamente il lambda. Lambda. Uguale 4. Su questo tratto, immediatamente prima di un casello d'ingresso, è presente una rampa di uscita. Quindi, diciamo, questo tratto autostradale, qua ci sarà il casello d'ingresso, no? Diciamo. Però prima di arrivare al casello, c'è una rampa di uscita da un'area di servizio, quindi una cosa che fa così, diciamo, dalla quale escono auto che si mettono in autostrada secondo un processo di Poisson con media una auto al minuto. Queste auto, prima di mettersi in autostrada, devono fermarsi a un segnale di stop per un tempo che si stima essere distribuito esponenzialmente con media 20 secondi. Quindi, diciamo, qua c'è lo stop, mettiamoci una cosa così, e quindi che cosa accade? Che qui c'è di fatto un sistema a coda, no? Dove c'è la coda e il tempo, diciamo, di permanenza, diciamo, il tempo di servizio è quanto la macchina sta ferma allo stop, quindi 20 secondi. Quindi se tutto al minuto, questo sistema è un sistema con... Vabbè, si trascura il tempo eventualmente necessario per un'auto per portarsi al segnale di stop una volta che questo sia liberato. Vabbè, insomma, trascuriamo quella parte lì. Quindi, diciamo, il servizio è solo l'attesa allo stop. Va bene? Arrivi postoniani. Tempo di servizio esponenziale. Uno stop, un utente. Lambda uguale 1, mu
Allora, quanto ci sta fermo lo stop? In media 20 secondi, quindi in un minuto vengono 3. Quindi questo è il sistema che mi rappresenta l'uscita dall'area di servizio. Ok, il flusso del traffico formato dalle auto già presenti ovviamente in autostrada e quelle che si immettono in area di servizio, arriva al casello, c'è una barriera munita di telepass e una barriera tradizionale. Quindi sono, come dire, indipendenti, quindi ci sarà una barriera con la sua coda, diciamo che questo è il telepass. Questo di sopra è il telepass e quello di sotto invece è la barriera tradizionale. Quindi anche qua c'è una coda. Sono ovviamente indipendenti. E cosa accade? Allora, il tempo di attraversamento della barriera con telepass è di 4 secondi, mentre quello della barriera è di 15 secondi, quindi è un tempo deterministico. Allora, gli arrivi come sono a questi? Dunque, l'arrivo chiaramente si distribuirà in questo modo. E ci si dice anche che la probabilità che un'auto ha di avere il telepass è un terzo. Quindi, un terzo di qua. E 2/3 di là. Bene. A questo punto, questi due sistemi, telepass e barriera tradizionale, di fatto si comportano come sistemi che hanno arrivi. Allora, come sono gli arrivi? Allora, questi sono Poisson. Questi hanno Poisson in ingresso. Servizio esponenziale, teorema di Burke è ancora Poisson. Si aggregano e quindi è ancora Poisson. Quindi sicuramente gli arrivi sono Poissoniani. Quindi M. Tempo di servizio, abbiamo detto che è fissato ed è pari 4 secondi nel telepass e 15, quindi è deterministico. Ok? E abbiamo individuato, diciamo così, i sistemi. Cosa abbiamo ancora da determinare? Allora, il lambda. Il lambda è l'aggregazione da quelli che già stanno in autostrada, quindi lambda uguale 4, e poi lambda uguale 1 di quelli che vengono dall'area di servizio. L'aggregazione fa sì che il processo rimane poissoniano e naturalmente il processo aggregato avrà lambda che è la somma dei lambda, quindi lambda uguale 5. Ok? E quindi l'MD1, questa è la barriera tradizionale, avrà lambda uguale 10 terzi e avrà mu uguale 15 secondi, quindi in un minuto ce ne vanno 4. Mentre di qua abbiamo lambda uguale 5 terzi e mu uguale quant'era? 4 secondi, quindi ne fa in un minuto ne fa 15. Va bene? E poi vabbè, c'è chiaramente l'uscita. Allora, secondo me, avendo fatto questo schemino, è abbastanza facile poi andarci a ragionare. Però ecco, individuate bene il sistema, che come al solito creare il modello giusto è quello che vi permette poi di lavorare sui corrispondenti modelli corretti. Allora, domanda A. Determinare la distribuzione di probabilità dei tempi di arrivo delle auto alla barriera con il telepass. Beh, abbiamo già risposto, no? I tempi di arrivo sono esponenziali di parametro 5 terzi. Punto. Quindi, A. Volete la funzione di interarrivo, i tempi di interarrivo, vabbè, date la funzione di ripartizione, date quello che volete, insomma. Viene 1
meno e alla meno 5 terzi t. B. Supponendo che un istante in cui il casello direzionale non c'è alcuna auto, quindi vuoto, l'erogatore automatico del biglietto si basta e viene riparato in un tempo pari a 2 minuti. Determinare con quale probabilità al momento dell'apertura della barriera ci siano 5 auto in fila. Allora, è lo stesso discorso di prima, d'altronde i due esercizi devono essere simili. La probabilità, la P con N, diciamo, no? Come abbiamo fatto prima, è lambda T alla N su N fattoriale per alla meno lambda T, giusto? In questo caso voglio che ce ne siano 5, quindi P5. Allora, che succede? Io ho detto, si guasta quando non c'è nessuno dentro, quindi per me l'istante è 0, diciamo, no? Poi cominciano ad arrivare le auto. Ovviamente, siccome è guasto, non passano. E il numero di utenti che stanno in coda è lo stesso, uguale al numero di utenti che stanno nel sistema, perché la barriera è guasta e nessuno può usufruire del servizio. Ok? Bene, quindi questa probabilità come la ottengo? Mettendo lambda uguale, quant'era? 10 terzi e t uguale al tempo, che so, 5, no, quant'era il tempo? 2 minuti, nell'espressione di P5. Quindi questo è 2 minuti per 10 terzi alla quinta fratto 5 fattoriale per e alla meno 20 terzi. Ripeto, è l'analogo, no, dell'altra fila, d'altronde devono essere necessariamente della stessa difficoltà. Valore, ve lo dico, 0,1396. Poi, punto C, determinare qual è il tempo medio complessivo per essere immessi in autostrada, avendo superato il casello, per le auto provenienti dall'area di servizio, ovvero il tempo da quando un'auto arriva allo stop, poi fa lo stop, si mette in autostrada e supera il casello. Insomma, che cosa voglio andare a cercare? Ma il tempo di permanenza in tutto questo sistema delle auto, di quelle che escono dall'area di servizio, mi pare, immesse per essere immesse in autostrada per l'avvenimento dell'area di servizio. Sì, quindi io avrò innanzitutto un tempo di stop. Discorso analogo a prima, non lo rifaccio, no? È un sistema, sono tutti sistemi indipendenti, non ci sono feedback. Non è una rete di Jackson perché ci sono tempi di servizio che non sono distribuiti esponenzialmente. Quindi il tempo dello stop, vabbè, me lo calcolo, è un MM1 con i parametri dati, viene 0,5 minuto. E il tempo del telebus pure me lo calcolo, se volete, il telebus. Questo è dato da... Quello è un MD1, quindi c'ho l'AND, c'ho un MU, 0,071. E stessa cosa, il tempo per la barriera è 0,875, tutto in minuti. Vabbè, se volete fare la il totale, dovete fare le aggregazioni. Quindi il tempo richiesto... Se telebus, vabbè, verrà T la somma di queste due cose, che fa 0,571, se telebus. E invece questo tempo totale rimane, quant'è? È 0,5 più 0,875, quindi viene 1,375, se barriera tradizionale. Tutto qua, chiaramente era molto simile all'altro, come ripeto. E mentre l'esercizio 3 era esattamente uguale all'altro, perché ne ho dato uno solo. Avevo finito l'ispirazione per inventarne un altro. In realtà c'è poco da inventare, perché quella sono distribuzioni, quindi insomma. Domande?
Professore, Dica. ma quindi quando noi, diciamo, andiamo ad applicare la proprietà del processo di Poisson, noi andiamo a trovare il numero in un intervallo che non dipende, cioè essendo stazionario dipende solo dall'ampiezza dell'intervallo, quindi questo ragionamento potremmo farlo su tutta la timeline, diciamo. Assolutamente sì. Ah, Stazionario, omogeneo. ok. Certo. Altre cose? Allora, se non ci sono altre cose, io domani, a conclusione, voglio finire di svolgere questi esercizi. Come vedete, sto cercando di andare rapidamente per farne il più possibile. Fini di questi, ce n'ho, me ne sono risolti un po' dell'anno ancora precedente, che voi avete, che sul sito web degli anni scorsi avete visto, no? Ho lasciato appositamente tutti gli esercizi vecchi, così li potete scaricare ed esercitare.